have to abstain from sex before a fight. No sex. I truly don't believe in it. The night before the game is going to affect how I play on Sunday. I think that is created, that myth, to keep fighters in line. Vogliamo sapere, avere rapporti sessuali prima di giocare ha davvero un effetto negativo sulla performance? Non c'è sport in cui questa credenza sia più diffusa che nella box. Per sfidare questa credenza, Chris si sottoporrà ad un sacco di test. La forza delle gambe di Chris prima di aver avuto rapporti sessuali equivale a 908 libbre di forza. Per provare se è vero che il sesso ha un impatto negativo sul battito cardiaco di un pugile, mettiamolo su una bicicletta. Chris ha raggiunto il picco dei 180 battiti al minuto. Per vedere se il sesso ha un impatto negativo sulla forza di Chris quando tira pugni, gli facciamo colpire un sacco che contiene dei sensori disegnato dall'Associazione Box Americana. Ok. Get some good hits on that one. La forza di uno di questi pugni di Chris è di 1120 libbre di forza. E infine facciamo un test al sangue di Chris per misurare il livello di testosterone prima che abbia avuto rapporti sessuali. Sono circa 325 nanogrammi per millilitro, intorno alla media. Se qualcosa in Chris cambia dopo un rapporto sessuale, saremo in grado di misurarlo. Oh, sex. I think it's more in the head than anything. Boxers would go a month without having any kind of relationship. Stronger, even more than I was yesterday. Quindi il sesso non ha alcun impatto sulle gambe dell'atleta. Give me everything you got, give me all the juice. Come on, show what you got in the tank. One minute down. Come on, 15 more seconds. 10 seconds. Show what you got, show what you got, show what you got. Al picco di 180 battiti al minuto, la situazione non cambia rispetto a prima, quindi il sesso non influenza la performance cardiaca. It's pain. Ok. La forza dei pugni di Chris è aumentata da 1128 a 1304 libbre. Quindi, dopo 3 su 4 di questi test, Chris ha dimostrato di essere forte dopo aver avuto un rapporto sessuale quanto lo era prima. Ecco come. Il diossido di carbonio e l'acido lattico rilasciato nelle gambe durante il rapporto sessuale viene riassorbito velocemente e non crea problemi il giorno dell'incontro. Il sesso carica il cuore, ma se sei un atleta professionista, questo non dovrebbe assolutamente contare, soprattutto non il giorno dopo. Insomma, sembra che la credenza del sesso prima dell'incontro stia più al di sopra della cintura che sotto, nelle nostre teste. Ma ricordatevi, Chris è venuto qui determinato a sfatare il mito. Quindi, se Chris deliberatamente si fosse sforzato di meno nei test pre-sesso con lo scopo di porre dei punti di riferimento bassi per i test post-sesso? Now, what do you think the chances are that he sandbagged the original test? Well, we'll find out with the blood test, because that won't lie. Tracy ha ragione. Non c'è modo di cambiare il proprio livello di testosterone. Questo è il barometro assoluto e questo è il momento della verità. I risultati sono pronti. Il livello del testosterone di Chris Bird prima di aver avuto rapporti era di 325 nanogrammi per millilitro e ora, dopo aver avuto rapporti sessuali, 462. Ha dimostrato che fare sesso prima di fare sport non ha un impatto negativo sulla performance, anzi, i tuoi record sono saliti del 20%.